Luispa ha scelto questa piazza non a caso, la scelta perché è una piazza importante, il centro, il cuore pulsante della vita politica e istituzionale del nostro paese, oggi occupato dalla società civile, dallo sport per tutti, dal terzo settore, che chiede più salute, più valore sociale allo sport e più trasparenza. Sappiamo che anche per quanto riguarda lo streaming, la redazione WISP è al lavoro. Ditemi quando siete pronti, fatemi sapere quando è attivo lo streaming TV, in modo tale da fare quello che abbiamo fatto per la conferenza stampa, ovvero una trasmissione che è stata vista in tutta Italia. La conferenza stampa è finita da pochi minuti, abbiamo avuto la presenza di molti deputati che hanno aderito a Corroper, abbiamo avuto gli interventi di Manco, di Raffaella Milano, di Save the Children, dei rappresentanti della regione toscana, dei rappresentanti delle società sportive che adesso si alterneranno al microfono e i video di Don Ciotti e Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna. Siamo pronti? Vincenzo Manco, se ci avviciniamo in modo che tu darai il via e i parlamentari una volta tanto saranno agli ordini, diciamo così, della società civile, in maniera tale da avere appunto la partenza di Corroper. Se qualcuno mi dice se con lo streaming siamo a posto, perfetto. Allora, Vincenzo Manco, se ti avvicini per il via, tutti gli altri pronti per la partenza. Allora, come se stessimo di fronte a una maratona vera, tra un po' avremo in città, quindi fai un po' da momento. Vincenzo Manco per il via a Corroper. Allora, siamo pronti a tutti i partecipanti, un ringraziamento per essere qua. Abbiamo secondo me fatto una grande iniziativa, ci è stata riconosciuta dentro la sala stampa e la conferenza che abbiamo tenuto prima. Ringrazio parlamentari, senatori e deputati che si sono venuti a trovare sia dentro, alcuni sono già qua, ci verranno a trovare fino a mezzogiorno e mezza, fino a quando saremo qui. Prepariamoci tutti, io provo a dare il via, ma prima di darlo ricordiamoci che noi siamo qui per modificare il decreto Balduzzi, spingere l'approvazione della legge Fossati per il riconoscimento dello sport sociale e una maggiore trasparenza e un forte valore etico, quindi spingiamo l'acceleratore su questo. In questo periodo, in questo paese ce n'è molto bisogno, non soltanto nello sport ma in tutti i campi della vita pubblica. Noi siamo per la trasparenza delle risorse pubbliche, soprattutto nella distribuzione dell'associazionismo sportivo e che come in questo paese non è mai stato considerato, speriamo lo possa essere dentro questa legislatura. Pronti? Io? Devo andare lì, ma non c'ho più il fisico per correre. Allora sono pronto? Partiamo? Pronti? Ci vediamo a giugno! Ok, bene, la maratona Corroper è iniziata, vediamo tutti i partecipanti che sono venuti un po' da tutta Italia a prendere il via di questo singolare momento di sport e di impegno sociale e civile. Per finanziare proprio sportivo. È uno dei pochi settori autofinanziati da tempo in questo paese. Quindi questo è il significato. Poi c'è un terzo, ma non ne parlo io, e che ne parleranno altri, è che questo mondo sportivo va ripulito. È un mondo in cui si sono accumulate zone grigie, speculazioni. Noi vediamo il calcio e già abbiamo questa sensazione di un mondo che ha abbandonato ogni riferimento etico. Le società sportive di base sono anche un profondo giacimento di eticità, di onestà,
e quindi il terzo punto di questa manifestazione molto bella è un altro punto decisivo per l'attività parlamentare. Grazie, l'ho fatta anche troppo lunga, vi ringrazio perché è l'ultima cosa che dico. Se non c'è un movimento, se non c'è una mobilitazione, un sostegno, anche le leggi, anche il Parlamento, anche il governo si muove peggio. E allora grazie alla WISP che ha avviato questo movimento e ci potrà dare una mano nel raggiungere risultati e obiettivi per tutto il mondo sportivo e per il Paese. Grazie, grazie Filippo Fossati, proseguiamo, davvero stanno arrivando moltissime adesioni. Io chiamo la onorevole Caterina Bini a darci il suo saluto e cedo il microfono a Elena Fiorani che si alternerà con me. Sì, buongiorno, benvenuta, lei corre con noi perché sì, io vi faccio davvero un saluto e complimenti per questa bella mattinata. Purtroppo dovrò rientrare subito in aula perché i nostri lavori stanno proseguendo, però credo sia importante essere qui, portare una testimonianza per quei punti che prima di me diceva Fossati, cioè io credo che il sostegno alla normativa che vuole in qualche modo anche semplificare la burocrazia nel mondo dello sport, far sì che diciamo, la fitta rete, la rete importante di società sportive che non sono equiparabili a sport di alto livello possa vedere maggiori semplificazioni, penso al tema del certificato medico e quant'altro, debba avere tutto il nostro sostegno. Da parte mia questo ci sarà, così come appunto il sostegno allo sport come un elemento non solo di salute ma un elemento sociale di aggregazione. Penso che il lavoro che fate ogni giorno sui territori per tenere alto e vivo questo valore sia davvero importante, quindi sono qui davvero a darvi il mio sostegno e quello diciamo della parte politica che rappresento per far sì che ci sia diciamo un lavoro in questa direzione. Grazie a tutti. Grazie a lei e continuiamo con gli interventi delle onorevoli che gentilmente sono messe a nostra disposizione. Abbiamo con noi l'onorevole Susanna Cenni, benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie per questa bella mobilitazione. Devo dire che siamo molti toscani presenti qui, anche perché Filippo Fossati ovviamente è un po' da capofila di questo impegno su questi temi, quindi corriamo con voi perché c'è un'idea bella di sport, corriamo con voi perché le norme si modificano se si riescono a costruire anche assi trasversali in Parlamento, quindi indipendentemente dalle forze politiche di appartenenza, ma se si riescono a tenere alti alcuni valori è una certa idea dell'impegno sportivo fatta di trasparenza, fatta anche di etica. E credo che sia giusto correre con voi anche perché c'è un tema molto grande legato alla salute delle persone. Io mi occupo soprattutto di agricoltura, di educazione alimentare, anche da quel verso stiamo cercando di affrontare il tema. Penso a quello dei bambini, dell'obesità infantile, di stili di vita fatti di tanti bambini che passano giornate intere davanti alla televisione o a un computer o davanti a dei videogiochi. Ecco, io penso che da un impegno di questa natura possiamo riuscire anche a cambiare questi aspetti della vita di tutti noi, quindi degli sportivi, anche di quelli che lo fanno ad alti livelli, quindi in modo quasi professionale, e di stili di vita diversi, quindi corriamo anche per queste ragioni. Grazie. Grazie mille, onorevole, e infatti segnaliamo che molti dei pettorali portano la scritta "Corro per la salute", quindi è un tema al centro dell'attenzione. Accogliamo l'onorevole Roberto Agostini, benvenuto. Grazie, sì, anche io corro con voi per un'altra idea di sport, per affermare in Italia un diritto allo sport per tutti, che non sia solo lo sport agonistico, quello dei vertici, ma che sia uno sport effettivamente diffuso e praticato dal basso da sempre più cittadini e cittadine, perché lo sport è salute innanzitutto e poi è anche una straordinaria occasione di aggregazione, di socialità, possibilità di uscire di casa, di incontrare altre persone, di sviluppare rapporti, legami sociali, relazioni, solidarietà. E poi corro per un'altra idea di sport, anche perché insomma per sviluppare l'attività di base delle società sportive, che sono appunto questo straordinario fenomeno di aggregazione, e anche perché con la WISP abbiamo lavorato negli anni scorsi su un testo che poi è stato
adottato dal Parlamento, e corro per le pari opportunità nello sport, perché abbiamo adottato la carta per le pari opportunità nello sport, per i diritti delle donne nello sport, e adesso diciamo quello è un manifesto generale, programmatico, insieme a tutto il lavoro legislativo che dobbiamo fare per costruire un testo unico che raccolga tutte le norme sullo sport, che semplifichi, che ne abolisca alcune come quelle diciamo che si richiamavano prima sui certificati. C'è tutto il lavoro che dobbiamo fare per far diventare quella carta dei diritti delle donne nello sport veramente attuata, per fare in modo che le donne e gli uomini insomma abbiano pari opportunità anche in questo settore della vita pubblica e privata. Quindi sono qui con voi, sosteniamo la vostra idea dello sport e insomma lavoriamo insieme per affermare principi e azioni. Grazie mille. Fino adesso abbiamo fatto la voce di molte donne e continuiamo, abbiamo già aperto qui in Parlamento il tema delle pari opportunità per le donne. Ora proseguiamo la nostra campagna per lo sport di cittadinanza. Chiamiamo Rosario Filoramo, consigliere comunale di Palermo. Benvenuto, per cosa corri? Io corro per un'altra idea di sport e credo che questa idea stia passando nel paese. Il governo della regione siciliana ha voluto aderire, io porto anche il saluto del presidente della regione siciliana, dell'assessore Li Calzi, assessore allo sport, ha voluto aderire a questa iniziativa e lo ha fatto coinvolgendo i propri parlamentari, dell'idea che in questo paese stia passando un'idea che un'altra idea di sport è possibile. Noi avremo quasi sicuramente, non voglio anticipare nulla, ma avremo una nuova legge. Dobbiamo però avere una legge finanziata. Il nostro obiettivo è che questo Paese non solo, come dire, annunci principi, ma poi li sappia trasformare in atti concreti, e senza finanziamenti questa legge rischia di rimanere monca. E allora è importante che non solo si affermi il principio, ma che poi ci siano le risorse. In Sicilia stiamo tentando di togliere qualche euro alla spesa sanitaria per spostarlo sull'attività motoria. Credo che questo sia un elemento di partenza per affermare che forse con più prevenzione e più attività motoria questo Paese ridurrà il più grande costo, che è quello della spesa sanitaria, che a volte è fatto di sprechi, e lo finalizzerà invece direttamente sull'attività dei cittadini. Le grandi associazioni, 1.314.836 cittadini, sono uno spaccato di questo Paese che merita rispetto e attenzione. Buon lavoro. Laura Coccia, se vuoi ci batti, così approfittiamo. L'onorevole Laura Coccia. Sì, provavo a nascondermi dietro il bandone della partenza. Io corro per un'altra idea di sport inclusivo, perché in questo paese c'è un'idea un po' strana dello sport, c'è un'idea dello sport di elite, e c'è un'idea dello sport per disabili molto spesso confinato in qualcosa di diverso rispetto allo sport per normodotati. È uscita qualche minuto fa un'agenzia in cui si dice che il bambino escluso da una palestra qui di Roma è stato accolto dal mio allenatore, quindi correrà su quella che è stata la mia pista di atletica. Ovviamente sono molto contenta di questa cosa, però mi piacerebbe che esistessero tante realtà dove abili e disabili possano fare sport insieme, e che non si debba solamente ricorrere sempre ai soliti punti. Ecco, il mio vuole essere un appello affinché fare sport tutti quanti insieme possa essere veramente un sogno condiviso, perché io credo che lo sport ci insegna che a tutti i livelli le regole valgono per tutti, a prescindere dal colore della pelle, dalla religione e dalla condizione psicofisica. Quindi io credo che dobbiamo lavorare affinché veramente la possibilità di fare attività motoria possa essere un diritto per tutti. Sono molto contenta che un piccolo passo viene fatto nella riforma della buona scuola, in cui finalmente l'attività motoria verrà fatta da laureati in scienze motorie alla scuola primaria, ma dobbiamo continuare a lavorare ed andare avanti, perché c'è ancora molta strada da fare e dobbiamo farla insieme. Grazie. Grazie Laura.
Marco Donati, che è già qui, grazie, lo facciamo avvicinare. Ma buongiorno a tutti, io non mi annoierò perché insomma avete interpreti straordinari, una è mia collega Paola Coccia, avete il Parlamento, questa diciamo, legislatura ha la fortuna di avere interpreti che conoscono il mondo dello sport, il presidente Fossati, quindi da parte mia solamente un'adesione formale. Io intanto sono stato uno di questi 1.314.000 aderenti alla WISP, ho fatto tanto sport, ho avuto la fortuna di fare l'assessore allo sport, ho tentato di fare in modo che il patrimonio di impiantistica del mio comune, che è un patrimonio molto importante, potesse aprirsi a tutti quelli che volevano fare sport, perché spesso c'è anche questo tema che non sempre il patrimonio di impiantistica è a disposizione di coloro che vogliono fare sport non agonistico, sport e socialità, integrazione, e quindi la nostra disponibilità, mia e dei nostri colleghi, insomma, è quella di tentare di prossime settimane di dare una spinta alle tante iniziative legislative di cui avete ben parlato questa mattina, quindi faccio un in bocca al lupo a tutti noi nella speranza di avere un paese insomma più integrato in cui lo sport sia un punto di riferimento per tutti. Buon lavoro, grazie. Grazie a lei. Grazie Elena. Ho visto prima l'onorevole Laura Coccia, ha già parlato, perfetto, allora proseguiamo con l'ordine degli interventi. Allora, facciamo avvicinare l'onorevole Paolo Cola, e grazie di essere qui con noi. Grazie, buongiorno a tutti, vi ringrazio per avermi dato questa possibilità. Prima veniva detto perché si corre, con una sessantina di colleghi ci siamo impegnati a correre per cercare di rendere pulito questo sport e tutto lo sport, in particolare per il doping. Questa vicenda che ha attraversato in tutti questi anni lo sport italiano e non solo è veramente un po' una vergogna, per cui abbiamo chiesto e abbiamo proposto con delle interpellanze e con delle risoluzioni di arrivare a una soluzione, cioè mettere questa agenzia terza come avviene nei paesi normali e come richiede la legge. Non è solo una cosa formale, anche perché ha una ricaduta diretta sulla salute delle persone. Ci sono i campioni, ma ci sono anche persone che fanno lo sport a livello amatoriale per divertimento e spesso si fanno influenzare e rovinano la propria vita, per cui credo che sia importante risolvere anche questo problema e dare una svolta a questa situazione. Io so che voi avete fatto anche dei documenti, siete in prima linea su questo argomento, per cui spero e mi auguro che siate al nostro fianco e ci sosteniate sempre. Grazie. Grazie a lei, grazie per aver affrontato questo tema del doping. Procediamo. Di nuovo un'informazione, diciamo così, fuori sacco. Non ti scombino la scaletta. Allora, in questo momento una delegazione WISP, il presidente Vincenzo Manco, sta per essere ricevuto da una rappresentanza del governo. Ci auguriamo che questo incontro duri, sia proficuo ovviamente ed efficace, e duri il tempo necessario per poi riavere qui Manco e raccontarci come è andato questo incontro. Elena Fiorani. Grazie Ivano. Allora, il prossimo ospite che verrà a dirci la sua idea di sport è Edoardo Fanucci, se può avvicinarsi. Grazie. Grazie a voi per la bellissima iniziativa, fare sport per vivere bene e vivere meglio. Lo sport, soprattutto a livello non agonistico, ci permette di trovare il benessere fisico e mentale per affrontare la vita nel migliore dei modi. Si può fare sport contro gli altri o con gli altri o con le persone che insieme a noi vivono questa bellissima esperienza. Allora io preferisco sempre fare sport con gli altri e vivere queste esperienze bellissime la domenica mattina, il sabato, il fine settimana con i tanti amici che attraverso lo sport fanno amicizia e addirittura sposano delle cause ben più grandi di loro. Allora lo spirito di questa iniziativa è uno spirito vincente, noi come Parlamento dobbiamo sostenerla e fare rete, fare squadra per far sì che possa raggiungere obiettivi ancora più alti rispetto a quello che già è stato fatto e ancora di più potremo fare. Grazie di cuore. Grazie a lei. Dovrebbe esserci qui vicino anche l'onorevole Famiglietti, che è un attimo impegnato per una foto con il nostro pettorale, che spero abbiate indossato tutti. Ricordo che tutti potete lasciare il vostro messaggio sul sito corrupera.it con la vostra idea di sport. Grazie Luigi Famiglietti. Grazie a voi, buongiorno a tutti, complimenti per le attività che portate avanti. Io sono l'esempio di chi dovrebbe fare un po' più di sport, magari grazie a Luis per
di Avellino. Vengo dall'Irpinia, molti di voi sono stati all'Aceno per l'iniziativa Innamorati della Neve che ha riscosso molto successo nella nostra terra, e quindi vi saluto e ovviamente ribadisco il mio massimo impegno per portare avanti la proposta di legge del collega Fossati. Grazie. Molte le persone che sono qui e vogliono anche intervenire, anche diciamo, dal territorio, oltre che rappresentanti delle istituzioni e del Parlamento che stanno appoggiando la nostra campagna. Questo ovviamente ci serve per promuovere, per dare più velocità a queste richieste di revisione o di aggiornamento delle leggi esistenti, di quella che speriamo venga a breve firmata e chiusa. Come dicevo prima, è possibile partecipare alla campagna Corro per un'altra idea di sport, facendo un video, una foto, un metodo preferite per porci la vostra idea di sport, pubblicandola tramite il social network che preferite, Facebook, Twitter, Instagram, o semplicemente sul sito corroper.wisp.it troverete tutte le istruzioni, e tutti questi materiali verranno poi raccolti in questi due mesi circa di campagna e saranno tutti insieme per appunto costruire l'immagine dello sport che vogliamo che sia veri, che diciamo diventi quella che guida l'attività che svolgiamo tutti i giorni sul territorio. Quindi partecipate tutti scrivendo la vostra idea di sport, basta una frase, una foto, una parola, anche sul pettorale che indossate adesso, chi è già qui in piazza, potete scrivere la vostra idea di sport e farvi una foto e condividerla con noi per alimentare questa campagna affinché diventi e si allarghi il più possibile per comunicare la forza di questo movimento che sta dietro le persone che sono qui in piazza. Abbiamo altri ospiti che possiamo far intervenire. Allora, come dicevamo, una delegazione della WISP, il presidente Vincenzo Manco, il vicepresidente Pacciani e altri in questo momento stanno salendo a Palazzo Chigi per un incontro con i rappresentanti del governo. Se qui vicino c'è Tommaso Dorati, se ci raggiunge nella postazione microfonica, lo ringraziamo. E noi cercheremo adesso di alternare interventi di presidenti di società sportive, quindi chiedo anche a Gianluca Di Girolami se della WISP di Roma ci sono rappresentanti di società sportive, chiedo anche alle altre delegazioni WISP, la Toscana, l'Emilia Romagna, la Sicilia, presidenti di società sportive, già ne sono intervenuti, se ci raggiungono qui al microfono per alternarsi un po' negli interventi e portarci il punto di vista delle società sportive. Vedete accanto a me Daniela Conti, presidente di Berinantes, e adesso la faremo intervenire. Se ci sono presidenti di società sportive, ecco, se si avvicinano e così ci danno un po' la loro testimonianza. Ecco, magari Fiorani, se tu vedo che c'hai già dei primi ospiti, prego. Grazie. Allora, presentati. Sì, sono Claudio Perazzini, presidente del gruppo Sport Natura, che, come dice la parola stessa, si occupa di sport negli ambienti, nell'ambiente naturale, quindi non nelle palestre normalmente, ma soprattutto si occupa di sport inclusivo, un grossissimo problema. Già Laura ne aveva parlato prima dal suo punto di vista di sportiva paralimpica. Noi corriamo per l'inclusività, perché riteniamo che il diritto allo sport sia veramente lo sport per tutti, e non a caso siamo affiliati alla WISP proprio per questo. Diritto allo sport per tutti e anche per coloro che hanno dei problemi psicomotori, perché handicap non è una parolaccia, è semplicemente la misura di una difficoltà psicomotoria, e riteniamo che queste persone abbiano più bisogno degli altri di fare attività sportiva. Il problema è che questi spazi sono sempre più limitati, quasi assenti, per cui si fa lo sport per i normodotati, al limite si fanno le Paralimpiadi, quindi lo sport esclusivamente per coloro che sono portatori di handicap, ma se questo vuol dire l'unica possibilità, abbiamo creato un altro ghetto, quindi anche le Paralimpiadi diventano un ghetto dove relegare i portatori di handicap. Noi abbiamo una visione più ampia e crediamo che ci siano degli sport dove tutti quanti, anche coloro che hanno un handicap profondo, possono fare attività. Grazie Claudio. Se abbiamo altri, ad esempio, potremmo ascoltare, se mi date un foglietto col nome, cognome e la società sportiva, se no, se possiamo avere ad esempio
i presidenti regionali della WISP e delle regioni che sono venute da più lontano. So che c'è una delegazione di Milano, Paolo Della Tommasa, e una della Sicilia, Fabio Maratea. Se vi avvicinate in modo da portarci la loro testimonianza, la vostra testimonianza, insieme a presidenti di società sportive. Allora, Daniela Conti, presidente dei Liberi Nantes. Per che cosa corri? Allora, io corro per il diritto allo sport anche per migranti e rifugiati politici che, come sapete, spesso hanno difficoltà ad entrare nel sistema dello sport, quello federale, perché non hanno i documenti in regola, o meglio, spesso aspettano 9 mesi, 1 anno e mezzo che le commissioni si riuniscano e gli diano questi benedetti nulla osta, soprattutto per chi fa richiesta di asilo politico per motivi umanitari o appunto per motivi politici. Noi come Liberi Nantes sono 7 anni che abbiamo un'associazione in cui giocano con noi circa 200 ragazzi, non facciamo solo calcio, che chiaramente è lo sport più amato dal mondo, facciamo anche escursionismo, per cui andiamo in montagna con loro, andiamo in città, gli facciamo vedere la città di Roma raccontandogli dove sono, ed è un modo per dare loro degli spazi di libertà e di socializzazione che altrimenti sarebbero negati. Siamo qui in piazza per questo, per dire che lo sport è un diritto per tutti, a prescindere da, non solo dal colore della pelle, ma soprattutto dal passaporto che si ha. E soprattutto lo sport è un ottimo mezzo per ricreare un tessuto sociale per quelle persone che sono arrivate in Italia. I modi li vediamo tutti i giorni in televisione. Molti dei ragazzi che giocano con noi sono venuti da Lampedusa e i traumi che si portano dietro sono vastissimi. Soprattutto le donne che, oltre ad aver affrontato un viaggio terrificante, spesso hanno subito delle violenze psicologiche e fisiche molto forti. Lo sport è un piccolo modo per ricostruire un tessuto sociale. Non possiamo chiaramente solo noi e solo lo sport sconfiggere quelli che sono i problemi della discriminazione, ma sicuramente un tassello lo possiamo mettere. Grazie Daniela. Allora, sentiamo adesso un po' di voci invece dal territorio, presidenti di comitati regionali della WISP, Claudia Rucca, presidente regionale del Veneto. Grazie, oggi corro per rappresentare 59.000 tesserati del Veneto, divisi in 7 province, e anche per testimoniare una cosa. Abbiamo inserito nel nostro sito del Veneto un documento che è stato deliberato all'unanimità dal Consiglio regionale, che chiede appunto la modifica del decreto Balduzzi. Stanno arrivando numerosissime le richieste, perché questo decreto ha creato solo diseguaglianza e non avvicina, anzi allontana le persone dallo sport. Quindi vogliamo che questa situazione cambi. Grazie della tua partecipazione. Allora, sì, allora, Stefano Rumori, il primo che ho visto, grazie, il presidente del WISP Umbria. Sì, salve a tutti. L'Umbria corre per un'altra idea di sport, contro il decreto Balduzzi e anche per i sani stili di vita. Infatti l'Umbria ha siglato un accordo con la regione proprio in questo senso, per migliorare la salute dei cittadini e per uno sport sano. Pensiamo che questo sia importantissimo per il futuro della nostra nazione e anche per la nostra Umbria, dove l'Umbria Verde, dove abbiamo necessità di far muovere tanti ragazzi, tanti giovani, ma anche tanti anziani, e quindi pensiamo che ci sia una progettualità da mettere in campo. Infatti noi siamo in questo momento ai tavoli della progettazione regionale sulla prevenzione, abbiamo tanti dirigenti che partecipano a questi tavoli e vogliamo incidere sulla cultura dei sani stili di vita, e pensiamo che questa manifestazione incida in modo particolare anche sulla politica, dove deve vederci, la politica deve starci vicino, deve comprendere che noi siamo un'associazione, un ente che fa propri certi temi e che vogliamo essere ascoltati. Perché pensiamo di, col nostro numero 1.314.836 iscritti, di dare un vero contributo alla nostra nazione. Grazie.
grazie Stefano. Un attimo solo, sentiamo un rappresentante delle società sportive, Stefano Bugotti, se è qui vicino del... eccolo qua, grazie. Stefano Bugetti, sono del gruppo Tretting Ambiente delle Torri Firenze. Io sono rappresentante, presidente di un gruppo di un circa centinaio di iscritti, la maggior parte dei quali hanno oltre 60 anni, perché l'escursionismo oggi è praticato molto da persone da un certo livello di campo. Per l'appunto sono anche, ero fino a 3 mesi fa, un medico di famiglia. Quindi la questione del certificato è una questione che mi ha molto appassionato. Ritengo che obbligare a una certificazione con un ECG di base, che serve veramente a poco, ogni anno gli iscritti, la maggior parte dei quali vengono a volte a fare una cena o a fare una o due passeggiate, sia un qualcosa che non sta né in cielo né in terra, soprattutto perché fino a 60 anni si chiede solo un certificato nella vita, per cui se io avessi fatto un certificato in quinta elementare e avessi 59 anni va sempre bene, c'è qualcosa che non torna in questo tipo di legge attuale non va bene, perché tende ad escludere un gran numero di persone da attività motorie a basso impatto cardiovascolare che fanno soltanto bene alla salute. Grazie.